Ecco il primo contatto, 13:34 e 12 secondi. Centro 13:35:20. Sposto lo schermo, ma non al telescopio, quindi posso seguire le fasi finali del transito in modo esatto e a fuoco, soprattutto questa è la cosa più difficile da fare in questo modo. Abbiamo altri problemi, la perpendicolarità di questa linea che stiamo osservando, che non è proprio garantita. Adesso abbiamo l'uscita alle 13:36. E 30. E lo strumento non si capisce se è in bolla oppure no, perché non è a fuoco. Ecco. Quasi in bolla, diciamo.